Ragazzi, qui da Frenzy con un nuovissimo video sul canale. Ragazzuoli, settimo episodio, siamo veramente al limite della pazzia. Ragazzuoli, come avete visto nello scorso episodio, siamo arrivati alle semifinali della Champions League. Siamo a meno 2 dalla vetta della Juventus, quindi la sfideremo per il raggiungimento dello scudetto. Quindi la Juventus deve fare dei passi falsi e noi comunque non ne dobbiamo fare nemmeno mezzo per raggiungere appunto la vetta. E abbiamo comunque molta più differenza di reti fatte, dato che noi ne abbiamo fatte circa 86, se mi ricordo bene, la Juventus molto 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 meno. Quindi sarà un finale di carriera molto molto esplosivo. Come sempre, un buon numero di like. Il terzo episodio è andato un po' maluccio per quanto riguarda like, ma i primi comunque per quanto riguarda visual barra like non mi posso di certo lamentare, soprattutto il primo. Quindi se ovviamente potete supportarmi, ragazzuoli, per tutto l'impegno che ci sto mettendo nel editare, registrare e appunto caricare. Detto questo, ragazzuoli, io mi fenderei subito senza dir nulla. Abbiamo fatto la tolta piena di allenamento, quindi siamo a posto con gli allenamenti e avanziamo direttamente alla semifinale. Ok, conferenza stampa addirittura in tedesco. Pensa che la sede del match possa incidere sulla prestazione della squadra? La squadra è pronta per giocare contro tutti e ovunque, ragazzoli. Cioè, quindi questo deve essere ovviamente ovvio. Alla luce del successo di misura contro il Benevento, qual è l'umore generale tra i giocatori in vista del match contro la formazione del Borussia Dortmund? Abbiamo una tattica collaudata, non ci lasceremo condizionare. Non ci lasceremo condizionare. Al momento credo che riuscirebbe a confermarmi sugli stessi livelli anche nelle prossime partite. Possiamo fare ancora meglio. Ok, perfetto. Allora, abbiamo già un problema. Abbiamo De Vrij che è espulso. Io non mi ricordo che era espulso, però vabbè. Per fortuna è rientrato Skriniar, quindi lo sostituiamo direttamente con lui. Cook dobbiamo farlo esordire. Longo va bene. E niente, per il resto va bene così. Ok, ragazzi, siamo a Dortmund. Dortmund-Inter è la semifinale di Champions League d'andata. Ragazzi, siamo qui per scrivere la storia. L'Inter può veramente puntare alla finale, può veramente ambire al titolo, solo se ovviamente giocheremo uniti, compatti, senza fare errori. Io ho aumentato anche la difficoltà, raga, quindi ci sarà da sclerare, ma anche da divertirsi in teoria. Va bene, Franky? Ok, dai. Va bene, forse dobbiamo avvicinarci, ma va bene così, partiamo carichi, raga. Dobbiamo giostrarla bene, perché se perdiamo palla loro ripartono subito. Quindi dobbiamo essere molto rapidi e precisi soprattutto. Che sono due cose un po' difficili, lo capisco assolutamente. Oh, 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 fallo. Fallo, fallo, era qua con Lautaro, raga. Nello scorso episodio abbiamo segnato con Lautaro. No. Dobbiamo pensare alla barriera stavolta, raga. L'altra volta l'abbiamo azzeccata bene nello scorso episodio. Va a saltare Kolarov. Va bene, Franky. Parti, Franky. Uno, due. Inserisciti, Franky. Inserisciti, Franky. Da Arturo. Per Skriniar. No, raga. Ce lo siamo pappati, raga. Tu anda, anda. Va bene. Dove cazzo l'ha mandato a Barellone? Però va bene. Incredibile. Finisce così il primo tempo, ragazzi. 0-0. Abbiamo attaccato. Va bene, ci siamo. Però loro, raga, sono molto imprevedibili. Questa cosa non mi rende tranquillo. C'è qualcuno stanco. Cioè, gli attaccanti sono a terra. Infatti dovrei farli riposare poi in campionato. Per ora rimaniamo così, che faremo dei cambi al 60esimo circa. Magari metteremo poi Giroud per cercare un po' di corpo a corpo in aria. Proveremo ad agire così, perché magari Martinez è un po' più rapido, anche se comunque ha doti balistiche anche lui, raga, eh. Così, raga, dobbiamo girare un po', dobbiamo farli muovere e trovare i varchi appena si spostano. Leva la, raga, Andanovic ipnotizzato. Niente, dobbiamo togliere un attimo Romero, raga. Perché vedo che zoppicava, se non sbaglio, se non ho visto male. Però io lo toglierei a prescindere. Mettiamo lui. Andiamo con Eriksen. Posto di Vidal. Raga, un po' più offensivi, perché dobbiamo cercare di andare a fare questo gol che in trasferta vale tanto, lo sapete. Quindi rischiamo un po'. Nope. Giro. Non ci voglio credere, ragazzi, non ci voglio credere.
Io ho saltato, ho esultato, raga, io non ci voglio credere. Non ho parole, che sfortuna, raga. Non è destino oggi. Buona, stop alla Frankie. No, Frankie, dai, Frankie, dai. Prova a mettere Perisic per Hakimi, raga. Oh, occhio, buona questa palla. Vai, Ivan, c'è al limite Frankie, c'è al limite Frankie. Niente, raga, 0-0, partita sfigata, la traversa di Giroud assurda. Ci giocheremo tutto, ragazzi, al ritorno, a San Siro. C'è l'intervista adesso. Vai, partiamo. Quante probabilità secondo la squadra dell'Inter di passare il turno dopo questo 0-0? Ci qualifichiamo di fronte al nostro pubblico. Ci qualifichiamo di fronte al nostro pubblico. Il vostro obiettivo è la difesa disputata nella partita. Risultato inaccettabile. Il calcio è come gli scacchi. Il calcio è come gli scacchi, raga, la verità. Lukaku non è una priorità, la responsabilità è tutta mia. Può dimostrare che mi sbagliavo. Ok, va bene. Come vedete, raga, noi siamo a meno 2 punti dalla Juventus. Adesso abbiamo la Roma che è dietro di noi. Dobbiamo vincere assolutamente. C'è la Roma, ok, sono un po' più riposati, però io li voglio fare riposare lo stesso. Quindi andiamo a fare in questo modo. Facciamo che Lukaku lo mettiamo al posto di Giroud. Facciamo giocare Longo, raga. È arrivato il momento di Longo che giocherà insieme a Giroud al posto di Lautaro e Lukaku. Li voglio fare riposare, raga. Però al contempo voglio vincere questa partita perché ci serve. Quindi è una cosa rischiosissima. Ok, raga, giochiamo contro la Roma all'Olimpico. Molto difficile come gara. Però, raga, non abbiamo chance. Dobbiamo puntare a questa vetta. Siamo a meno 2. Se la Juve fa un passo falso, la mettiamo in difficoltà alla grande, raga. Al reti fatte, raga, noi siamo molto più avanti della Juve. Quindi anche un minimo pareggio di punti può regalarci lo scudetto a noi. Hanno Tadic, raga. Incredibile la Roma. Il calciomercato che fa su FIFA. Vai Longo. Ah, Vidal, Vidal. Bene, barellone. La schiacciala. No, raga, io non ci voglio credere. Ma è una sfiga. Cioè, raga, manco calcio d'angolo. L'ha bloccata sulla linea. E gli è rimbalzato di nuovo di sopra a Longo. Va bene, Longo. C'è Longo ancora, sto cavolo, sto di portiere che non so nemmeno il nome, raga. Però Longo sta facendo l'acrobata là davanti, gliel'ha prese tutte. Va bene, Nigel. 1-2. Vai, Longo. Mettila bene, Alexis. Va bene, calcio d'angolo, dai. Bella questa verticalizzazione per Hakimi, va bene. Fuori gioco. Dai. Va, ma fan bagno, raga. Proprio non abbiamo come. Non abbiamo come segnare di oggi. Finisce il primo tempo, ragazzi. 0-0. Abbiamo attaccato molto, ma veramente, raga. La Roma sembra indistruttibile. Niente cambi per ora, raga. Io riprenderei così. Stiamo giocando bene, solo sfortuna. Dobbiamo solamente trovare il momento giusto per colpirli e fargli male. Almeno dargli una cianfata, un gol. Quel portiere. Bella. Va, nemmeno un autogol si può fare. Allora, abbiamo Giroud. Chiamo Romelu. Allora, serve un altro cambio. Andiamo con Lautaro, posto di Longo. Penserei a Perisic. Arrivata la beffa, raga, arrivata la beffa. Proprio una partita, proprio veramente. Gli abbiamo fatto 800 tiri a quella merda di portiere. Le ha prese tutte. Non ci voglio credere. Che intervento di Kolarov, raga. Che intervento. Ai limiti della follia, ma necessario. Romelu, prendi sta capasso di palla. Prendila. Bravissimo Perisic. Andiamogli a fare sto 2-1, raga, non li sopporto più. Dai, Perisic, dai. Dai, Hakimi, dai! Ma vaffanculo, va!
Ma vaffanculo, va. Incredibile. Abbiamo adesso la semifinale di ritorno, raga. Augurandoci che possa andare tutto nel senso giusto. Ok, ragazzi, semifinale di ritorno a San Siro. Qua non si può sbagliare. Non si può sbagliare, raga. Bella questa palla. Romero, c'è fuori gioco o no? Non è fuori gioco, ragazzi. Vamos così, Romero Lukaku la sblocca lui. Ma che apertura che gli ha fatto Lautaro su Hakimi. Bella questa palla. Lautaro 2-0. Hakimi due assist fondamentali. Ragazzi, c'è da baciargli la fronte ad Hakimi. Va bene, vai Sanchez, vai Alexis. Vai Alexis! Vai Arturo! Vidal 3-0! Bella la palla di Hakimi. Va a cercare il Romelone. Va bene, va bene. Finisce il primo tempo, ragazzi. 3-0. Dominio assoluto. L'abbiamo zittiti con tre gol. Due assist fantastici di Hakimi. Per me la partita può continuare così. Senza cambi al momento. Allora, raga, io andrei a simularmi la partita. Tanto se ci dovesse essere dei problemi, noi sappiamo che possiamo intervenire. Io non credo che faranno altri gol, raga. Andiamo al risultato. Tipo, ci fanno una remontata pazzesca. Un gol l'hanno fatto, però. Al 90esimo quasi. 3-1, ragazzi. Siamo in finale. Siamo in finale. E sarà dura. Siamo in finale contro il Liverpool, se ho visto bene. Andiamo a vedere un attimo il calendario. Quante partite ci rimangono nella Juve, però. 1, 2, 3, 4 partite. 4 partite per vincere il campionato, raga. La Juve deve perderle tutte. Siamo a 3 punti. Vediamo, raga, vediamo cosa si riesce a fare. Vabbè, ragazzi, detto questo, io come sempre vi saluto. Vi invito a guardare gli episodi precedenti, a spolliciare, a guardare tutti i link in descrizione. E mi raccomando, ci becchiamo con un prossimo episodio, perché andremo a affrontare la finale di Champions League e scopriremo quale sortileggio ci aspetta in campionato. Detto questo, ragazzuoli, da Defensa è tutto. Bella, ragazzi.